Ciao a tutti, mille genere e non iscritti, io sono Alessio, PCM, vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale e oggi torniamo su Geopolitical Simulator 4 con l'Italia di Augusto nel 2031. Come al solito invito i Barbarossi non iscritti a iscriversi e tutti voi a lasciare qua sotto un bel mi piace e a condividere la campagna. Vi ricordo inoltre di controllare la schermata della community per partecipare ai sondaggi e vedere le news, così come attivare la campanella qua sotto per non perdervi nessun video. Se non lo sapeste inoltre lo sto spammando come un animale, ho pubblicato due racconti che trovate gratis e link qua sotto in descrizione. Al momento sono gratis su Kobo e scontati sugli altri due siti, se li leggeste o recensisti comprandoli o prendendoli gratis per me sarebbe davvero meraviglioso. Ok, detto questo direi che possiamo partire e cosa cominciamo a fare in questo video? Beh, siamo in deficit, la nostra economia si deve riprendere e dato che in questo mese dovremo vendere il nostro gas in eccesso, in eccesso, in eccesso, che venderemo a Giappone e Cina, direi che ci occupiamo un po' anche del petrolio. Ora, eh, mi ero limitato a fare solamente 5 pozzi petroliferi per, per regione, diciamo. E adesso eh, li porterò a 5 per ragione. Sperando naturalmente che non si vada a buggare tutto. Faccio la cosa e poi, naturalmente, ci aggiorniamo. Allora, ragazzi, ho fatto. Dovrei averle costruite solo nelle regioni in cui ce n'erano 4 le ho portate a 5 eh, non ho mai fatto una piattaforma in cui l'estrazione fosse debole infatti per esempio in questa provincia non ne ho fatte altre anche se ne avevo solo due per l'appunto perché la produzione era debole tutte quelle che ho fatto erano in zone a come dire produzione media comunque passeremo dall'avere 58 pozzi petroliferi all'averne 72 e ne avremo anche una in più in mare che direi non è per niente male tra l'altro abbiamo un bel surplus di elettricità, vedo ancora. E quindi per pompare un po' anche l'occupazione direi che potremmo ampliare, come dire, le nostre, le nostre costruzioni. Nello specifico potremmo farne magari altre 25 di energia geotermica. Eh no, 250 facciamo anche no. Che distribuiamo sull'intero territorio. Diamo lavoro a 50.000 persone, che non mi sembra per nulla una brutta idea. E potrebbe essere interessante, magari, farne anche qualche altra solare. Problema ci vuole, ci vuole un bel po' a farle, lo so. Eh, questa volta, però, non vorrei farle. Sinceramente, in Africa. Ma vorrei farne altre in, in Italia, magari altre 5 un po', un po' sparse. Adesso vedo se ci, ci sono zone davvero buone. Eh, se no, pace. Opterò nuovamente per, per farle in Libia. Nell'Ex Libia, o nella regione libica diciamo, o in Tunisia, al limite. Ok, ragazzi, alla fine ho optato per farne tipo due in Puglia, uno in Basilicata, eh, uno in campania e eh, una nel, nel Lazio. Speriamo che, che vada bene come cosa. Tra l'altro, adesso vedo quando, quando scadono i contratti commerciali eh, di vendita del gas con Giappone e con la Cina. E poi vediamo subito di, di rivenderglielo. Allora, infatti, con il Giappone scade l'11, con la Cina scade il 13, ok, poi li incontreremo. Ah, tra l'altro, ragazzi, per incentivare un po' la crescita, lo so che l'inflazione potrebbe crescere, ma abbasso ulteriormente il, um, il tasso ufficiale di riferimento. Quindi il tasso nominale della nostra banca centrale, guadagneremo quasi un miliardo, quindi bene così, e speriamo che incentivi un po' la crescita della nostra economia. Ok, allora, qualche news, il perfezionamento della scrittura con ologrammi. I nostri team hanno spinto la tecnica di olografia al suo massimo, Primo Ministro, e sono riusciti a perfezionare la tecnologia dei proiettori Hyper, in grado di produrre ologrammi ad alta definizione spazio-temporale, in grado di generare campi fisici reali con effetti sensoriali sulle persone presenti. Questi ologrammi stimolano gli altri quattro sensi allo stesso modo della vista. Non siamo i primi ma possiamo beneficiarne pienamente, perché la nostra procedura di fabbricazione è specifica. Eh, Desidera brevettarla? No. In questo caso no, crescita annuale dello 0,84%, ok, cifra di di disoccupazione è scesa, no è salita all'8, porca miseria, calo incoraggiante, ma scusa se è salita cosa, cosa mi dici? Ma <ride> sei pazzo, oh no, ok, però la curva sembra essere discendente, quindi buono così, ok ragazzi abbiamo firmato il contratto di vendita con uh, il Giappone, perfetto, 22 milioni di TEP non è male. E penso che aumenteremo la dose che vendiamo già alla, alla Cina. Però staremo a vedere, al momento gli vendiamo tipo 40 milioni di TEP, che è una cifra considerevole. Mamma mia, ragazzi, che noia! Ci sono stati 5 minuti per riuscire a stringere questo contratto a dir poco decente, in cui guadagniamo 2,50€ al TEP in più. Mamma mia, potete fare di meglio. Shaf, uno schiaffo anche a te. Sì, sì. Mannaggia al diavolo. Vabbè, non importa. Ah, comunque ragazzi al, uh, alcuni di voi mi hanno detto ma scusa, ma perché non colleghi la, la rete TAV a Vienna? Uh, non lo faccio, ragazzi, perché non serve che ne costruisco una parallela o una già esistente. Comunque i servizi austriaci, o meglio, l'Austria ha già costruito una TAV che va da uh, Salzburg fino a Vienna, quindi sfruttiamo quella. La nostra ci serve semplicemente a collegarci, diciamo a quella rete poi alcuni di voi consigliano anche un'espansione di tale rete verso verso i Balcani e sì penso che possa essere interessante purtroppo i Balcani non sono collegati così bene ma un collegamento verso la Slovenia può può senz'altro aiutare cominciamo però prima a farne una noi che colleghi ehm, Venezia a Trieste la facciamo subito Ok, eccoci qua, tra l'altro siamo in eccellenza uh, Buono Treno ad alta velocità Venezia, Trieste Conferma uh, 9 persone per chilometro 1400 per 7 mesi Sì, via così Allora ragazzi, tra l'altro è da un po' che mi consigliano di mettere una nuova Di nuovo la tassa sugli, sugli alcolici E per quanto io in realtà non la vorrei Perché penso che danneggi l'industria eh, effettivamente potremmo, potremmo anche metterla per, per lo meno bassa. Eh, la potremmo mettere tanto sui vini quanto sui, sui liquori. Tanto l'esportazione possiamo farne fino, fino a un certo punto. 10,25 è una cifra comunque abbastanza contenuta nel senso. Ah, ok. Eh, non tanto, in realtà non... anche il parlamento non, non la gradisce se la facessi di, di 10 cent. Tra l'altro eh, si sta buggando un po' tutto ok così me la farebbe anche ed è malvista? si sì, si sì, malvista è malvista però vabbè eh, ci facciamo un miliardino quindi la facciamo passare e la facciamo anche sui liquori eh, pff, in realtà sui liquori ci guadagniamo talmente poco che cioè, dovrei fare un euro al litro per, per guadagnarci davvero, davvero qualcosa vabbè quindi direi che su questa per ora balziamo Ok, naturalmente c'è stata una rivolta a Roma per via di questa legge, ma siamo riusciti a farla terminare abbastanza velocemente. Ad ogni modo abbiamo perso 13 punti percentuali, quindi caspita, altro che pane e chercensem, vino e chercensem. Ah, tra l'altro ragazzi, faccio altre 1500 scuole elementari. Ah, chiedo scusa, tra l'altro eh, non ho visto come eravamo messi a fine mese. Uh, L'inflazione naturalmente sta salendo uh, L'eccedenza c'è Non è altissima ma c'è Quindi buono così Perfetto Debito pubblico in miliardi è abbastanza stabile Con la disoccupazione come siamo messi Sembra che un pelo stia scendendo Ok Mentre dal punto di vista economico si ha una crescita dello 0,8 Ok È un po' apatica diciamo ma Va comunque abbastanza bene. Ora, eh, volevo fare qualche altra piccola tassa. Eh, adesso vediamo bene cosa, cosa fare. Io pensavo sinceramente a una tassa magari sulla deforestazione, che è buona dal punto di vista alimentare. Anche questa qua in realtà sul settore eh, agroalimentare potrebbe avere il, il suo perché ci fa fare un po' di soldi, ci dovrebbe far diminuire... Um, i costi della spesa medica, quindi perché no? Vediamo cosa, cosa ne pensano tanto il Parlamento quanto, quanto la popolazione. Certo se mi partisse il tasto... Oh, ok, mamma mia ragazzi, ok. L'opinione del popolo è buona per una tassa di questo tipo, quindi la, la facciamo, perfetto. E la facciamo anche sulla deforestazione di... facciamo 50 per ettaro così non deforestiamo troppo. Ok, tutti abbastanza favorevoli e via così. Tassa sui licenziamenti avevamo già detto anche no, accesso a internet non la voglio fare, quindi per il momento ci va bene così. Poi eh, direi che questo mese possiamo continuare la nostra tassa sull'inquinamento industriale, la facciamo arrivare a 1675. Vediamo opinioni. Opinioni favorevoli, facciamo su 3 miliardi così. Perfetto. E eh, contemporaneamente abbassiamo la tassa sulle società al 20%. Ok, finalmente ci arriviamo. Allora ragazzi, è passata la legge per l'imposta sui vini, perfetto. Eh, rapporto di indagine, alcol triste. Primo ministro, sono stato informato che l'annuncio dell'aumento della tassa sull'alcol ha toccato profondamente il morale della popolazione. Con un impatto sociologico del 45,3 alla N, dove N è il numero degli alcolici. Uh, addirittura, le forze armate sono con lei. Ok, grazie. E uh, qua chi si sta rivoltando? Ok. Il collettivo per i diritti dei consumatori, che è sempre lui, giustamente. Però voglio dire, non è che sto intaccando chissà quanto i diritti dei consumatori. Dannazione. Allora ragazzi siamo finalmente a giugno, l'inflazione sta salendo, anco salendo ancora un pochino, um, abbiamo un'eccedenza davvero minima e previsioni di crescita abbastanza basse, però ok, discreto. Tra l'altro uh, vorrei un po' più di fondi perché vorrei investire in alcuni settori industriali, adesso vi farò ben vedere uh, cosa voglio fare, ok, ci procuriamo 3 miliardi uh, da questo, ok, la tassa sui prodotti petroliferi anche no. Asso piuttosto un pelo, um, quella sulla cannabis, io non è che faccia così tanto. Se porto a 2 euro al grammo, ok, sono 709 milioni, abbastanza accettabile, va bene, e abbiamo più o meno 4 miliardi per finanziare le nostre operazioni. Allora, dal punto di vista agricolo, siamo messi discreti, nel senso i cereali non stanno aumentando chissà quanto di produzione. Il mais è, ne produciamo 30 milioni di tonnellate su 39 che ne consumiamo, quindi discreto. Uh, per quanto riguarda quello dei servizi, non stiamo facendo nulla, sì, ok. Mentre per quanto riguarda quello industriale, siamo già molto più, più coinvolti. E allora il settore dei videogiochi sta crescendo, ma se andiamo a vedere. Adesso la bilancia commerciale è ancora più in deficit, ma perché ha aumentato il consumo. La produzione non, non regge il passo, la nostra sovvenzione comunque è, è molto bassa e non fa granché. Quindi, eh, piuttosto che sovvenzionarli ulteriormente, eh, preferisco fare un esonero. Così magari vanno un po' di più da soli. L'indice di produttività mi sembra abbastanza alto. Al momento gli stiamo dando 252 milioni, possiamo. Top, facciamo che li portiamo a 300 così magari aumentiamo un po' i posti di lavoro. Le reti di distribuzione elettrica sono fondamentali perché ci servono anche per tante altre cose e siamo messi abbastanza bene. Abbiamo un minimo accesso, che ci sta. E direi che vale la pena arrotondare uh, le sovvenzioni anche qua a 2300 milioni. Perché uh, tutto quello che vorrei fare comunque è correlato anche a quello. Infatti, ho guardato: ma costruzioni di automobili elettriche, a cosa è correlato? Batteria, cellula, combustibile, ho visto che bene o male, produciamo tutti quelli che ci servono. Elettricità vale la stessa cosa. Così come per il materiale elettrico. E i componenti elettronici, in realtà non so se li ho visti. Componenti elettronici, eccoli qua. Uh, vediamo un po'. Ok, sì, vale la stessa cosa anche per i componenti elettronici. Stessa cosa invece non si può dire per quanto riguarda l'industria plastica e eh, per l'acciaio. Andiamo a vederli uno alla volta. Guardiamo prima l'industria plastica. Allora, industria plastica, eccola qua. E qua, ragazzi possiamo vedere che più o meno eh, consumiamo un milione di tonnellate in più rispetto a quelle che produciamo. E quindi potrebbe aver senso investire su questo. Problema. Uh, sfocia come cosa nell'industria chimica nel mais su cui stiamo investendo l'industria chimica qua siamo a posto siamo in surplus ma carbone e petrolio noi non ne produciamo però ad ogni buon modo investire nell'industria plastica può essere anche una buona idea anche perché l'Italia ha avuto e non so sinceramente se ancora penso sì anche se un po' magari delocalizzata un'ottima industria plastica quindi mettiamo un milione qua Scusate, il taglio ma stava passando un camion, naturalmente. Per quanto riguarda il ferro, scusate, l'acciaio è già una cosa diversa, perché comunque l'acciaio ha bisogno, oltre che delle reti di distribuzione idrica, anche, di, anche lui di ferro e carbone. Il ferro io vedo che eh, lo produciamo, però mh, anche il carbone, anche per il carbone vale questo. Non so se abbiamo delle riserve. Quindi eh, posso provare a investire diciamo un po' a rudo. Mettiamo di sicuro un miliardo nel, nella produzione dell'acciaio, possiamo provare a metterla nel ferro, ma non so se eh, valga la pena eh, farlo anche per la produzione di carbone, perché noi comunque al momento eh, importiamo, se vi ricordate, il, il carbone che ci serve dall'India. E eh, investire a caso... Quando magari non abbiamo proprio del carbone nei nostri territori non so quanto senso abbia. Sinceramente non so se ci sono riserve in, in Libia e in Tunisia. Possiamo provare, però ci mettiamo solamente 100 milioni. Abbiamo ancora un po' di eccesso, tra virgolette, che possiamo andare a, a sfruttare. E allora l'abbiamo messo sul ferro, l'abbiamo messo sull'acciaio. Eh, non penso che manchi altro, quindi possiamo decisamente andare sulla costruzione di automobili elettriche che eh, portiamo addirittura, esagero, a 4 miliardi. Ok, però 4 miliardi e 3 milioni no, mi dà davvero fastidio. Facciamo proprio 4 miliardi. Perfetto così, in questo modo dovremmo aver creato un bel po' di posti di lavoro, poi magari no, però vediamo. Ah, tra l'altro, settore dell'energia, la fine di un'epoca, malgrado la recente vendita delle nostre quote, lo Stato resta proprietario di buona parte del settore. Tuttavia è chiaro che la nostra immagine protezionista è stata fortemente danneggiata e il cittadino medio non si lascia prendere in giro. Per il momento penserà che stiamo lasciando le attività meno efficienti, ma, se continuiamo a privatizzare, non c'è dubbio che gli interpreterà ciò come un abbandono delle nostre responsabilità. <ride> Ci sono delle frasi che io faccio fatica a capire, ma. secondo me è perché sono tradotte un po' a caso? Quindi il cittadino vuole, che, eh, vuole lo Stato più protezionista. Mm. Uh, ok, tra l'altro regoliamo parzialmente il livello di nazionalizzazione del settore carbonifero, se effettivamente esiste. Uh, ok, qua abbiamo nazionalizzato energia nucleare, non ho aumentato i dipendenti. Uh, abbiamo sette centrali nucleari oh sbaglio, fatemi controllare. Energia. Allora... Sì, ne abbiamo 7. Vediamo di aumentare a uh, 3500. Quindi il, uh, il nostro personale per quanto riguarda non l'elettricità solare, pardon, ma quella nucleare. Uh, Forza lavoro totale. 3500. Perfetto. Come economia di bilancio. Ma stiamo scherzando? Scusate, eh. Ok, così abbiamo un costo di bilancio. No, direi che 3.005 è... va... va bene. Tra l'altro abbiamo preso ben 15 punti percentuali, quindi ottimo. Grazie di preoccuparti dell'ecologia. Sì, 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 ciao, ciao, ciao. Eh. Ah ragazzi, tra l'altro ho deciso di eh, nazionalizzare parzialmente anche il, il settore del ferro. Le risorse naturali penso che sia una... Buona idea, perlomeno per come stiamo giocando, nazionalizzarle. Magari no, in ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque, l'idea di espandere la, le sovvenzioni a tutta la scala di produzione delle automobili elettriche eh, ce l'aveva anche uno di voi, quindi, um, perlomeno qualcuno di voi eh, supporta questa linea di pensiero. Inaccettabile. Con caffè e buon umore possiamo resistere molto a lungo. Ok, eh, si lamenta naturalmente il. Capo del gruppo ecologista è morto nuovamente il Papa. Ok. La grande. Ok, è passata la legge sul consumo di cannabis. E incontriamo anche il primo ministro. Questo è un ungherese. Sì, ok. Vediamo un po'. Vuole venderci della bauxite. Ah, guarda, te la compro più che volentieri. Allora ragazzi, eh, dato che stiamo costruendo altre centrali, tra l'altro direi che a questo punto possiamo continuare a disarmare eh, le centrali ad energia fossile, ne disarmiamo altre 25. Non mazzardo a toglierne 50 perché comunque ci vorrà un bel po' a costruirle, quindi piano piano. Finalmente tra l'altro vedo dei miglioramenti nel, nel tasso di scolarizzazione, ottimo, ottimo, davvero ottimo. E eh, vediamo se riesco a, a costruire eh, 2000 scuole. Sì, 2000 scuole elementari a voi. E voilà. Ok, perfetto. Uh, sitting del gruppo ecologista. No, non invio l'esercito assolutamente. Ok. Tra l'altro abbiamo quasi finito l'anno. Arriviamo al primo luglio e poi direi che ci possiamo fermare. Ok, primo luglio. Emissioni di quasi 7 miliardi di debiti. Non male. Sitting del gruppo ecologista. Ok, anche il capotele dell'ONU il presidente dell'ONU ci dice di starci attento uh, Sì, tra l'altro a questo punto forse devi intervenire la polizia perché la cosa sta degenerando ma tu mi pigli in giro però un vero amico del nostro pianeta stai facendo un sit in dannazione un minimo di coerenza caspita ok uh, l'inflazione sta continuando a salire abbiamo sempre la nostra eccedenza uh, l'economia è in timida crescita mentre l'occupazione ok sta migliorando siamo al 7,33% di disoccupazione come al solito spero che il video vi sia piaciuto e attendo i vostri commenti riguardo quello che ho fatto dal punto di vista economico in questo video. Lo so, è una direzione molto um, autocratica, no scusate, non autocratica. Um, il termine che cerco è autarchica, ok? Però è abbastanza in linea con, come dire, la nostra situazione... Nazionale, comunque, tendenzialmente i regimi più autoritari tendono ad essere più autarchici per, come dire, um, limitare i danni che otterrebbero da, da imbarchi, naturalmente, un'autarchia to un totale. In un mondo come il nostro, moderno, globale, non so quanto sarebbe possibile, però comunque adesso vediamo se, perlomeno nel gioco, uh, porta a qualcosa. Tra l'altro stanno passando macchine su macchine, quindi direi che ci fermiamo qua. Io come al solito spero che il video vi sia piaciuto e spero di ritrovarvi tutti nel prossimo episodio. A allora, tutti i legionari e a presto!